stavo stirando, Maurizio ha iniziato a preparare per il pranzo. Per prima cosa abbiamo fatto bollire, abbiamo fatto cuocere a vapore della zucca. Intanto ha affettato e messo in padella con un po' d'olio una cipolla. Dopodiché ha versato la zucca dentro la padella e con un cucchiaio di legno o con una forchetta ha iniziato a schiacciare la zucca. Intanto ha anche messo a cuocere i broccoli. Come vedete, io stavo stirando, quindi le riprese le ha fatte lui. Sono venute un po' così, però apprezziamo l'impegno, non è da lui questa cosa. Come vi dicevo, non è da lui, si è capito. Poi va a versare lo speck insieme alla zucca e inizia a mescolare bene, okay, in modo da far insaporire tutto quanto. Non si blocca la videocamera, non la smette. Quando è tutto ben amalgamato, zucca e speck, va a versare due confezioni di formaggio cremoso. Noi ne abbiamo messe due perché dobbiamo fare due torte salate, ma altrimenti basterebbe anche una sola. Ed ecco il ripieno della nostra crostata salata pronto. Ne ho assaggiato pochissimo ed era veramente veramente buonissimo. E niente, quindi a questo punto andiamo vabbè, io vado a mettere a posto i tovaglioli, gli strofinacci che ho stirato. Qui c'è una pia col codino tipo ciottolina dei Flintstone e poi vado ad aprire la pasta sfoglia e a stenderla, quella senza glutine, per poi andarci appunto a versare il ripieno dentro per andare poi alla fine a preparare queste crostate salate. Ci saranno degli aiutanti molto molto valide. Pia ha imparato poi ad aprire il cancello che abbiamo tra la cucina e la sala e quindi viene di qua, tocca, apre i cassetti, prende cose che non deve. Niente con cui si possa fare male, ma comunque
cose che non deve, non dovrebbe, con cui non dovrebbe giocare, insomma. E niente, quindi vado, come vi dicevo, a mettere un po' di farina sulla catarafana e stendere l'impasto senza glutine, la pasta sfoglia senza glutine. Vado poi a versare il ripieno prima nella torta senza glutine e poi nella nostra. Vado poi a stendere l'altro panetto senza glutine e a fare le striscioline per fare le righe sopra tipiche della crostata. Faccio così anche per la nostra. Siccome è avanzata della pasta, abbiamo fatto dei sacchettini che abbiamo riempito, quelli senza glutine col salame, mentre invece quelli con il glutine di prosciutto. Li abbiamo messi poi su una teglia con la cataraforno sempre sotto e le bambine si sono divertite a spennellarli. Adesso Sabrina, quello che sta facendo, sta spennellando sia le righe della crostata sia i saccottini con l'uovo sbattuto. E poi per gli altri lo andrà a fare Giada. Mi hanno sempre aiutato molto quando cucino, anche quando erano più piccole, anche Gabriele, è sempre stato un momento nostro. In genere lo facciamo la domenica perché comunque in settimana vanno a scuola, devono fare i compiti, poi se no hanno sport e quindi diciamo che è il nostro momento del sabato e della domenica. Abbiamo poi infornato tutto a 220 gradi per 30 minuti. Cosa direi? Scusate per la bassa qualità delle riprese, ma certe le ha fatte mio marito. Davvero? Perché hai filmato? Sara! Buongiorno! E adesso cosa facciamo? Facciamo un po' di merenda? Ok? Devo trovare la tazzina. Cercavo la tazzina col biscotto e non la trovavo.
tu. E Pia, tu come ti chiami? Pia. Bravissima. E cosa fa Pia? Puzza il biscotto nel latte? Non so, brava. Ho imparato come si fanno le unghie marmorizzate. Bravissima. Che brava Pia, che puzza il biscotto nel latte. Solamente che sono davvero, cioè, sono davvero belle le unghie marmorizzate. Piano, eh. Basta, non puzzarlo più, tra un po' si scioglie dentro il latte. Eccoci, oggi non ci eravamo ancora visti. Allora, abbiamo fatto merenda con Pia, adesso invece vado a preparare la cena. Farò una semplice pasta e patate, è una ricetta che non ho mai provato. L'ha fatta un po' di tempo fa Maurizio, ma appunto l'ha fatta lui e non io. Quindi non so come mi viene, non so come si fa, non so. Devo seguire una ricetta, adesso guardo se la trovo magari in uno dei miei miliardi di libri. E aspetta, adesso te la passo, aspetta. E niente, quindi per cena faccio una pasta e patate. Oggi pomeriggio ho piegato i panni che sono usciti dall'asciugatrice e adesso... Allora, questa qui è quella senza glutine, che secondo me è venuta molto meglio. Questa qui invece è quella con il glutine, che secondo me non è venuta tanto bene. Secondo me è venuta meglio l'altra. Comunque speriamo almeno che siano buone, poi chi se ne frega quale è venuta meglio, no? Adesso noi ceniamo.